Buongiorno a tutti cari amici, e oggi si torna a fare i video dopo quanto tempo? Un mesetto. Abbiamo anche un mezzo speciale, vediamo se Tina sai come si chiama? Si chiama Monster. Brava. 821. Brava. Poi una parolina che mi sfugge. Dai, dai, che ci sei. Indizio. S. S. St. Stelvio. Stealth. Stealth. Stealth, brava. E? Eccola qua. Ta-da! Faccela sentire. No, tu la accendi, cara. Portacasco. Sei perfetta sulla 821 stealth. Cattiva proprio. Come si accende? First of all, you have to turn on the key. But where's the key? Here's the key. Questo? Yes! Suona forte il termignone. Siamo ufficialmente in sella alla Monster 821 stealth. Come potete sentire, suona molto forte. Perché abbiamo il termignoni full, che è incredibilmente fico perché è tutto in carbonio. Guardate che modalità ho aperto. No, non so bene come funziona, perché l'ho presa proprio ieri in Ducati. Ce l'ho soltanto per questo weekend. E quindi ieri stavo cercando di capire come si cambiavano le impostazioni da touring a sport, ovviamente. Adesso me la devo studiare un po'. Sì. Ta-da. Colazione, ma questa volta Marti cosa hai preso? Ce l'ho la frutta, eh. Di solito la Martina a colazione prende sempre frutta. Ta-da. La Martina testerà l'inquadratura. Sembra più un sound della MotoGP. E comunque, per chi se lo stesse chiedendo, questa moto qua c'è anche depotenziata. Anche a 18 anni si potrebbe guidare, avendo la patente, la A2. Come va lì dietro? Ti sei quasi staccata? Ma va! Solito. Bella vita, eh? No, io mi ribello. Quindi il programma di oggi qual è? Il programma di oggi è non avere programmi. Lo youtuber. E questa è la sera prima di ogni gran premio a Misano. Piste e motori tutto il giorno. Quindi questo è un volante, questo è il frenamano idraulico, questo è un cambio. Ci sono i kart. Questa è la situazione. Adesso tocca a Tina. C'è un po' in tensione. Va bene, dai. No, Marti, non va bene. Aiuto. Tanta roba. Ma io ne farei altri 10. Bellissimo, una figata. Paura è zero. Gomma bucata? Gomma bucata, gomma fortunata. È stracciata. Finite. Buongiorno. Sabato, quando si dice il buongiorno si vede dal mattino. E andiamo a prendere gli accrediti Ducati per entrare con la moto dentro il paddock. Vediamo un po'. Pass per entrare Ducati, che è meglio legarlo subito. E questo è il parcheggio che si attaccherà da qualche parte per andare in tribuna Ducati. Andiamo. Perfetti. Metterlo al collo. E poi c'è quello da Pramac, che mi ha dato WD-40 gentilmente, grazie mille, con la time schedule. Questo lo mettiamo in tasca. Questo, grazie WD-40. E si va verso l'entrata di Misano World Circuit. Fortunatamente è sabato e ancora non c'è tanto casino. Dobbiamo trovare tribuna Ducati. La tribuna Ducati sai dov'è? Sarebbe in porto. Guarda che macchina c'è, Marti. Che macchina è? Portofino. Ta-da. Salve, è il parcheggio Ducati? Dopo aver parcheggiato la moto sono entrato dentro il paddock, dentro il camion Michelin. Qua siamo ufficialmente dentro il camion Michelin e vedete, praticamente sono circondato da gomme. Da questo lato abbiamo le rain, anche di qua. La temperatura del camion è controllata per far tenere le gomme alla temperatura giusta, in modo tale che non si induriscono in modo eccessivo e siano perfette una volta montate. Di qua invece le slick. Questa è gomma anteriore soft, contorno bianco. Gomma anteriore medium con contorno nero. E infine gomma anteriore hard col contorno giallo. Stessa cosa anche per tutte le gomme posteriori. Come vedete, tutte le gomme sono appoggiate al di sopra di una specie di telo, un letto che impedisce alla gomma che vengano dei segni lungo la superficie. E questo è ovviamente per conservarle, perché viaggiano qua dentro per tanti chilometri. Questo camion a piena capienza tiene 600 gomme. E adesso guardiamo tutto il procedimento di una gomma durante il weekend di MotoGP. Arrivano all'interno di questi carrelli che vedete qua alle mie spalle. Dopodiché passano nell'area dietro, in cui
cui nello specifico in fondo cambiano la gomma. In questa parte qua centrale fanno l'equilibratura, quindi per vedere che la gomma effettivamente abbia il corretto rotolamento. La vedete la scritta dietro di me? Sono appena stato dentro i camion di Sky Sport, ho fatto un pre-briefing, dato che alle 13.30 andrò in diretta su Sky Sport assieme a Guido Meda e al Sang per fare un po' di racconti, non lo so di preciso, sono veramente gasato. Adesso mangio al volo e poi si torna dentro. Ragazzi, siamo tornati, abbiamo mangiato al volo, ore 14 minuti e siamo in diretta. Sì, siamo dentro, siamo dentro. Puoi anche riprenderti caffè mentre siamo in cabina, mentre parli. Se vuoi puoi fare, cioè puoi pausa. Sì, caffè. Sì, vai, io ti ascolto. Guido, lui è caffè. Io sono caffè. Vado in telecronaca che sono. Lo vuoi un caffettino? Sì, dai, lo facciamo anche noi. Lo vuoi 8 cilindri o 6? 12 ce l'hai. Questo è un 12. Adesso ci prepariamo per la diretta, mi metteranno le cuffie e quello lì, diciamo, è il luogo in cui me e il Sanchini commentano le gare. Quanto manca a noi? Per far vedere la traiettoria. Il volume è buono? Sì. C'è già Suzuki? Aspetta, c'è Suzuki pronto? Il volume è buono. Buongiorno, buongiorno, arriva il momento della MotoGP. Il passo di gara plausibile per la gara di domani? Secondo, o anche più veloce? Secondo me bisogna andare più. Bravissimo ragazzo che sa fare divertire, che ha una grande passione, che sta interpretando una nuova maniera di comunicare. Andrea Pirillo, adesso è in qua. Secondo me questo è il momento in cui te devi accendere la tua macchina. No, è già acceso, sai, è già che è un attimino difficile ambientarsi davanti a tutti questi schermi e soprattutto con due persone come voi al mio fianco. Quindi piano piano entro anch'io nel mio mood video. E che, quindi... che carino. Allora, Andrea Pirillo. Anni 21, mi ricordo dei tuoi video tipo che andavi a scuola col motorino e già raccontavi com'era e ti scambiavi le moto con i compagni di classe. Sì. La passione per le moto è una cosa che sto portando avanti da quando mio papà me l'ha insegnata, quindi da quando avevo 4 anni e poi dopo piano piano sempre un po' di più, quindi prima con le moto da pista, poi mi sono fatto male, la mamma è intervenuta, non voleva più che andassi in moto. Succede? Esatto. Anzi, hai esteso, aggiungendo alla passione per le moto, anche quella per le automobili. Più racconti quello che tu fai e più le persone iniziano a capire chi tu sei, quindi proprio il limite te lo devi imporre a te stesso. Ho trovato molto carino seguendoti, perché in realtà io vi seguo per vedere chi arriva prima o poi a fregarci il posto, altra ma maniera, lo farei mai il nostro mestiere, che coinvolge anche la tua ragazza. Lì si vede, mi permetto di dirgli, si vede proprio che è vero amore. Sì, siete carini insieme, avete un bel modo di interagire, lei è carina, si capisce che sopporta, tollera, partecipa della tua passione che un po' le piace ma un po' si riserva una parte per sé, che è quella lì. Grande Pirillo, resta qua con noi e sono col qui, microfono aperto. Sembrerebbe che il ritmo di Valentino si stia un po' avvicinando a quello di Maverick Vinales. Falso. Maverick Vinales 2-7-0, li mette tutti sull'asse dei formaggini e se la gioca con Marquez, che è imbufalito come lui. 31-32-2, la pole di Maverick Vinales. Piloti del parco chiuso, lo sta preparando. Sì, no. Questa è la scena finale. Diciamo. Questa è solamente la scena finale. E forse se c'è qualcosa di sbagliato, secondo me l'ha fatto Marquez. Ti faccio vedere il perché. Al curvone Marquez si mette dentro, sta sfruttando la scia, sta facendo un grande tempo. A Valentino Rossi gli entra dentro, Valentino non lo ostacola. Valentino dietro gli ritorna sotto. Adesso l'immagine del replay cambia. Ecco, da qua abbiamo la prospettiva davanti. Appena finita la diretta e sono rimasto anche per vedere le qualifiche 1, qualifiche 2. Ci ho preso un po' gusto. Questa qua invece è la saletta in cui si va in diretta post gara. Come vedete lì dietro c'è una moto che è una MotoGP effettivamente di qualche anno fa, ed è quella su cui Sanchio e Guido fanno tutte le considerazioni ogni volta che scoprono qualcosa di nuovo. Qua invece è tutta la strumentazione, quindi telecamere puntate sulle sedie che trovate direttamente là. E stessa cosa qua alle mie spalle. Dall'altra parte di là invece c'è una piccola saletta riunioni pre-briefing, dove adesso c'è Guido, Sanchio e molte altre persone di Sky che stanno commentando un po' tutto quello che è appena successo. Colgo l'occasione per farvi vedere un'altra saletta. Questa è la saletta montaggio e la Vera sta montando qualche video. Sto aspettando le interviste dopo le qualifiche. Ciao. Mega esperienza, bellissimo. Poi si respira la vera adrenalina. A volte tipo stava per cadere morbidamente in uscita di curva, Guido è saltato sulla sedia, sono preso più paura quando Guido è saltato che per la caduta di Morbido. Adesso con la e-bike Ducati e il nuovo Monster che è uscito proprio ieri sui social, facciamo qualche passo, ci spostiamo circa di 5 minuti a piedi ed arriviamo dove c'è tutta la direzione di tutte le immagini che voi avete visto in diretta. E adesso si va anche noi a fare un po' di MotoGP per la strada. No, scherzavo, non ci cascate. Per strada si va piano. Beh, mo quanti bikers che ci sono in zona. È stato bellissimo, sensazione davvero bella stare in cabina di commento con il Guido e il Sanchio. Fanno veramente
veramente ridere. È un bel team quello lì, un bel team di matti e soprattutto bravi, bravi, bravi. Che sound. Che poi questa è la 821 Stealth e c'è il cambio elettronico. Sentite come suona bene. Che bellina. E dopo una giornata di motori andiamo a prendere un po' di riposo e di vento nell'aria con Robby, che anche oggi è arrivato. Lo facciamo frullare sto 40 cavalli. Mezzo non è dei migliori, però comunque noi ci divertiamo anche col materassino. Domenica race day, come si dice? Buongiorno, buongiorno. Adesso vi faccio vedere com'è costituito dentro tutto il camion Nolan, che ha tutti i caschi dei piloti. Vediamo se ha ancora qualcosa. Permesso, si può? Prego. Buongiorno, cosa c'hai oggi per noi? Ah, sono appena andato a prendere il casco di Aaron Canet, che è finito la gara della Moto3. Guardate che spettacolo. Spiegami una cosa, perché io non ce l'ho questo qua. Quanta influenza sulla aerodinamica? Sulla Moto3 parecchio. In termini di velocità non guadagna tantissimo. Quello che guadagnano è che dietro di loro una scia sporca, nel senso che la scia, l'aria va verso terra e quindi non facilita il pilota che lo segue a recuperarlo. Pensate. Poi ci sono anche altre cose, tipo gli dà più stabilità perché va a chiudere lo spazio che c'è tra il casco e la gobba. E quindi non si formano i vortici dell'aria. Si torna da Michelin perché facciamo qualche altro contenuto per Instagram. Colgo l'occasione per farvi vedere i camion della MotoGP, che sono tutti questi qua a destra. Aprilia, Suzuki, Yamaha, Ducati. Ragazzi, allora ieri ho postato qualche story sul mio Instagram in cui vi ho fatto vedere le tre gommature e ho visto che qualcuno di voi mi ha chiesto di essere un po' più specifico. Abbiamo qua Piero Taramasso, che è responsabile di Michelin tutto il mondo moto corse. Ti rubiamo pochissimi secondi, ma facci un po' una descrizione. Cambia la mescola. La soft ti dà un po' più di grip, cioè a massima inclinazione, però può avere una decadenza nella performance. La media di solito c'ha una trazione migliore, però su massima inclinazione c'è in meno grip. La dura è una mescola che ci mette 2 o 3 giri a entrare in temperatura, però una volta che funziona in temperatura il grip è buono e tu guadagni comunque in stabilità. La gomma può essere scelta anche in base alla temperatura della pista? Sì, la hard, quella gialla, è quando la temperatura è elevata, mentre le soft si adattano meglio quando le temperature sono basse. È sempre vero che la dura dura di più rispetto alla soft, oppure in determinate condizioni? In determinate condizioni non può essere vero, la dura pattina di più, quindi si consuma più che una soft. Perfetto, grazie mille, Piero, è stato gentilissimo. Intervista freddo. Allora, sono molto tranquilla perché non c'è l'adrenalina del rosso davanti. Però tifo, devo dirlo in questo momento, fine di un GP della MotoGP. Martina, hai detto GP della MotoGP? Ti è piaciuto questo gran premio? Anche fortunatamente, se non è finita proprio come avevamo pronosticato. Fortunatamente con la mitica Monster siamo in grado di tornare a casa saltando tutto il traffico possibile e immaginabile e divertendoci un casino. Beh, quello è sottinteso. E adesso dobbiamo cercare di capire come tornare nell'altra direzione, perché c'è l'invasione. C'è l'invasione dei valentiniani. Spero che questo video vi sia piaciuto, è stata una bellissima esperienza per me e per la Martina, vero? Perfetto. Detto questo, ci vediamo alla prossima col prossimo video. Ciao a tutti!